Il tema della transizione digitale è un tema articolato e complesso, ma di per sé la complessità rappresenta anche un valore aggiunto, può generare opportunità, favorire lo spirito di conoscenza, lo sviluppo dell'innovazione. Dobbiamo dapprima però riconoscere la complessità e quindi poterla governare. Per riconoscerla serve conoscenza, ma serve anche un approccio multi-interdisciplinare, quindi professionalità ed esperienze differenti che non sono esclusivamente collocate nell'ambito delle materie tecnico-scientifiche, ma guardano anche a profili e a respiri di natura umanistica, sociale, sociologica, legale, giuridica. È chiaro che si tratta di un processo di transizione che non può prescindere dal coinvolgimento a vario titolo e livello dei diversi stakeholder interessati e interessabili, ma deve in primo luogo mettere al centro l'uomo, quindi la intenzione di favorire uno sviluppo di tipo competitivo che poi si traduce in benefici di natura collettiva. Quindi serve un percorso di formazione. Dobbiamo costruire oggi le nuove figure professionali che il mercato ci chiederà e che già ci sta chiedendo e quindi probabilmente bisogna anche fare degli interventi rispetto ai percorsi formativi in ambito scolastico e anche in ambito universitario. Oggi la Conferenza Nazionale del GAR ha consentito di mettere a confronto delle sensibilità, degli approcci, delle considerazioni differenti proprio con questo spirito di creare massa critica, ma anche di indirizzare dei percorsi comuni verso un obiettivo di interesse collettivo che è quello di far sì che le tecnologie abilitanti, le tecnologie per la digitalizzazione, vadano nella direzione di favorire un processo di transizione ecologica e quindi uno sviluppo ecosostenibile.